benvenuta qui in studio. Grazie, buonasera. Allora, ecco, assessore, intanto grazie per aver risposto alla nostra, al nostro speciale. Ecco, quali sono le iniziative del Campidoglio della giornata di domani, 25 novembre, appunto giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne? Assessore Marzano. Certo, beh, la prima è oggi, non domani, ma tra le appunto tante iniziative è quella che oggi viene organizzata alla presenza della sindaca Villa Bonelli, che è la sede dell'undicesimo municipio, villa che si tingerà di rosso a partire dalle 18 per tutta la notte, in memoria di, prima di tutto, di Sara di Pietrantonio, che è la studentessa di 22 anni che è stata ritrovata lo scorso maggio nei pressi della propria auto in fiamme sulla via della Magliana, ma ovviamente anche in nome, ai noi, di tutte le donne vittime del femminicidio. Domani mattina parteciperò all'evento che è stato dedicato proprio alla giornata internazionale ONU che lei citava, sarà a Santa Maria in Tempolo, insieme a tutte le mie colleghe assessore, ovviamente alla sindaca e alla presidente della Commissione Capitolina delle Lette. Ecco, oggi c'è stato un incontro in assessorato con Maria Andalore, editore della rivista online La Grande Testata e ideatrice anche della campagna Posto Occupato contro la violenza alle donne. Ce ne può parlare? Certo, è stato un grandissimo piacere perché ci conosciamo da tanti anni, ma ci siamo conosciute sempre solo online fino a oggi che ci siamo finalmente viste e abbracciate di persona, perché sono anni che abbiamo appoggiato personalmente, ma anche con le associazioni in cui ho fatto parte, la sua campagna che si chiama Posto Occupato, che è un gesto concretissimo, mettere un posto occupato ovunque, perché è un posto che avrebbe potuto essere occupato da una donna prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, e una donna che occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, come assessora, come dirigente, come politica, come semplice cittadina, in autobus, in metropolitana, nella società. Quindi mettere un posto occupato, l'idea di riservare un posto a loro perché la quotidianità non sommerga questi fatti, ma li ricordi quotidianamente. Ecco, quindi è stato veramente un grande piacere conoscerla di persona. Ecco, assessora, lei è presidente della rete WISTER, Women for Intelligent and Smart Territories. Ecco, ce ne può parlare? Allora no, non sono presidente perché, essendo una rete, è una rete inter pares, è proprio una rete tra pari, ed è un network proprio di donne nato per caso da una mia mailing list che poi ha cominciato a diventare sempre più grande. Eravamo 6-7, dopo pochi mesi ognuna aggiungeva un'amica, una parente, una collaboratrice, una collega, e siamo quasi 500 donne con l'idea di promuovere intanto politiche dell'innovazione sensibili alle differenze, ovviamente a partire da quelle di genere. Abbiamo operato più lato appunto della S di WISTER, che è di Smart Territories, quindi l'idea di un territorio smart. Un territorio non può essere smart se non è inclusivo, e non è inclusivo se non include il 51% della popolazione, che sono le donne. Ma anche rinforzare le competenze delle donne e magari supportarle contro il divario digitale, che purtroppo è anche di genere. Abbiamo scritto molti ebook a N mani con chiunque avesse voglia di collaborare sul cyberbullismo, sull'uso consapevole della rete, dei social network. Abbiamo giusto in questi giorni, questo invece diciamo con il cappello da assessora, con la Fondazione Mondo Digitale, fatto un hackathon che è sviluppo software, che si chiamava Coding Girls, fatto da sole donne. E quindi sono le ragazze in realtà, perché erano liceali, adolescenti, quindi di interventi che permettano alle ragazze di capire il ruolo in questo contesto del digitale, per far sì che anche loro se ne approprino e non li lasciano soltanto ai maschi le scelte di facoltà scientifiche e quant'altro. C'è un ulteriore elemento che mi è venuto in mente, che non ho detto prima, sulle iniziative del Campidoglio. Abbiamo già in bilancio sui fondi PONMETRO 2,5 milioni per 3 case per l'accoglienza delle donne vittime di violenza, quindi anche questo è un ulteriore passo
che come amministrazione capitolina stiamo facendo. Assolutamente sì, ecco, comunque continuano i femminicidi. Io leggo, sì, pochi secondi fa hanno pubblicato sul Messaggero, a Monza una donna è stata strangolata dal marito davanti ai figli. Davanti ai figli, esatto. Aveva denunciato già il marito al 112. Fra le altre cose, assessora, questo è il primo anno che si parla dei dati relativi agli orfani di femminicidio, quindi una tragedia nella tragedia. Sì, infatti c'è un numero che purtroppo non sanno in molti, che è il 1522, che è un numero specifico dedicato anche a questo. Io credo che noi tutte abbiamo un grandissimo dovere, aiutare i bambini e le bambine a crescere in un mondo che non sia violento, e quindi a non dare ovviamente loro l'esempio di padre che picchia la madre, perché il bambino sarà un uomo che picchia la sua compagna, e supportare le donne a denunciarlo prima che sia troppo tardi, supportare gli uomini, perché ovviamente gli uomini che fanno una scelta così brutale evidentemente sono persone che hanno bisogno di essere sicuramente punite, ma magari di essere aiutate prima che sia troppo tardi a non fare un atto così pesante. Quindi credo che tutta la società debba essere coinvolta nell'educazione di uomini e donne contro la violenza in generale, nel particolare contro la violenza sulle donne. Assolutamente sì, io a questo punto ringrazio veramente l'assessora Flavia Marzano, assessora Roma Semplice, per essere stata con noi in diretta qui su Radio Roma Capitale. Grazie ancora. Grazie a voi.